ragazze, allora, questo è un video recensione. Precedentemente, cioè un po' di tempo fa, vi ho postato su Instagram questa foto di quest'acqua micellare che avevo acquistato da Garnier. Siccome la mia era finita, diciamo, il prodottino che stavo utilizzando per struccarmi, quindi cioè, fra qualche video vi farò anche il video sui prodotti finiti, quindi vedrete anche il prodottino. Ero incuriosita nel provare questo prodottino. Sono andata all'Auchan, siccome la mia madrina mi aveva chiesto di comprarle alcune cose, e ho trovato questa acqua micellare che ho pagato sui 3,99 euro. Io l'avevo visto da Garnier, ciao, dal gigante, quindi dal supermercato gigante, l'avevo vista e volevo comprarla, però costava sui 6 euro e secondo me era un po' troppo, ecco, quindi ho detto aspettiamo un po', vediamo se in qualche altro supermercato riesco a trovarla. E quindi devo dire che è stato un ottimo acquisto, anche se l'ho utilizzata proprio pochissimo. Adesso la vedete con le bollicine perché ce l'avevo sulla postazione, quindi nel portale di qua, cioè pochi metri, ecco. Quindi l'ho agitata un pochettino e si vedono tutte le bollicine. È un'acqua micellare che all'interno ce n'è 400 ml di prodotto, quindi un pochettino, ecco, quindi è abbastanza. È un'acqua micellare che praticamente Garnier dice che strucca, deterge e lenisce senza risciacquo. Ecco, io quando mi vado a struccare la sera, dipende se sono magari proprio stanchissima, proprio stanca morta, che oddio, mi strucco un attimo, mi metto nel letto e buonanotte, sogni d'oro. Se invece ho un po' più di tempo, allora io cosa faccio? Mi strucco direttamente con questo prodotto e poi vado a risciacquare, anche se comunque Garnier dice senza risciacquo, che secondo me sì, ok, è un'acqua micellare, ma secondo me all'interno ha quel qualcosa che non so, avrà qualcosina che secondo me c'è proprio bisogno di risciacquare, quindi io cosa faccio? Io vado a risciacquare una volta che utilizzo questo prodottino. Io adesso vi faccio vedere, ragazze, ho un trucco proprio abbastanza easy, quindi un trucco abbastanza semplice, semplice. Vi faccio vedere, io ragazze non ho un metodo nel struccarmi, ecco, quindi basta che mi fico sto coso qua, mi strucco e basta, quindi non ho un metodo ben preciso per struccarmi. Ho i dischettini qui a portata di mano e quindi iniziamo subito. Basta proprio pochissimo prodotto, proprio ne basta proprio poco perché proprio bisogno pochissimo. Quindi ecco, questo mi è caduto per terra. Ma che brava, come spreco la roba, io proprio non la spreca nessuno. Quindi vedete, proprio pochissimo prodotto. Vi ripeto, non ho una tecnica ben precisa nel struccarmi. Ho, come potete vedere, ho il mascara, quindi io metto il dischetto sull'occhietto. Praticamente, il prodotto dice che si può utilizzare sia sugli occhi che sul viso che sulla bocca. Io non l'ho ancora provato sulla bocca, io lo utilizzo soprattutto sugli occhi. Io adesso l'ho applicato qua, quindi un pochettino e poi vado a struccarmi leggermente. Ecco qua, vedete che, cioè, è un attimo proprio, toglie il trucco proprio in un attimo. Al confronto di molti altri prodotti che io ho provato e che non mi ci sono trovata proprio bene, questo io lo adoro perché io fino a poco tempo fa utilizzavo prodotti bifasici. E non so, avevano qualcosa all'interno che una volta che applicavo il prodotto, quindi mi andavo a struccare, mi bruciavano talmente gli occhi che non so proprio il perché. Questo invece, vedete, in un attimo ho tolto il prodotto e non mi brucia l'occhio, nel senso che io, cioè, adesso in questo momento potrei prendere un altro dischetto e andarmi a struccare l'altro, ma io utilizzo sempre lo stesso, tanto mi sono struccata io, quindi chi altro si deve struccare? Quindi, ok, proprio poco poco, e vado a struccarmi direttamente dall'altra parte perché secondo me sprecare la roba non va bene. Ecco, quindi anche dall'altra parte vado a struccarmi. Come potete vedere, in un attimo è andato a struccare proprio tutto l'occhio. A me basta adesso andare a struccare leggermente il mascara perché io ho applicato il mascara della Essence, il mio preferito, che vi faccio vedere. Questo qua, il Get Big Lashes, e in un attimo toglie anche il mascara. In questo momento, siccome quello è talmente sporco, allora ok, vado a togliere anche il mascara sull'altro occhietto.
qua. E guardate. Cioè, in un attimo, come avete potuto vedere, in un attimo mi è andato a togliere tutto il trucco. Io adesso, in questo momento, una volta che mi sono tolta tutto il trucco, vado completamente a risciacquare con un po' d'acqua tiepida. Perché secondo me, nonostante ci sia all'interno l'acqua e tutto quello che volete, non ha schifezze e quant'altro, secondo me una risciacquata, diciamo, sul viso basta e avanza. A me piace veramente tantissimo perché mi deterge il viso in un modo proprio ottimo, come avete potuto constatare anche voi. In un attimo con il dischetto è andata a pulirlo. Aspettate che mi sa che hanno suonato, arrivo. Eccomi ritornata. Allora, scusatemi, ma quando suonano è così. Allora, vi volevo dire ancora qualche parolina riguardo a quest'acqua micellare. Io non ho provato quella della Bioderma, sono stracuriosissima di poterla in un futuro provare, però ho potuto constatare, nel senso che ho provato a vedere un po' l'Inci di tutte e due, e devo dire che l'Inci della Garnier ha un qualcosina di rosso rispetto alla Bioderma, almeno quello che ho potuto constatare io. Ditemi voi, però è quello che a mio parere ho potuto constatare. Adesso facciamo un'altra prova, facciamo una prova, come si dice, una prova del 9. Vado a vedere se ha struccato del tutto, quindi come vi dicevo, un pochettino sul dischetto. E vi ho detto precedentemente, cioè poco all'inizio, diciamo che io utilizzavo. Allora, come potete vedere dal dischetto, diciamo che ha tolto tutto il trucco quando abbiamo passato il dischetto prima, ecco. Vi ripeto, ragazze, con le recensioni io non sono molto brava, ecco. Però cerco di dare il meglio che posso, ecco, vi ripeto sempre. Non c'è tanto prodotto, come potete vedere, quindi ha tolto tutto quanto. Diciamo che è rimasto un pochettino di mascara, ma proprio quel qualcosina di mascara che io sarei andata a togliere una volta che vado giù in bagno e vado a risciacquare direttamente con l'acqua, quindi l'avrebbe tolto comunque l'acqua direttamente, il residuo del mascara. È andato a togliere anche il correttore che io applico nella zona qui, quindi delle occhiaie, quindi mi è andato a togliere completamente tutto. Io prima vi dissi che utilizzavo un po' di tempo fa, quindi come potete vedere è completamente, guardate, cioè poco, pochissimo prodotto di del mascara che vi dicevo che sarei andata a togliere ugualmente con un po' d'acqua tiepida, perché io risciacquo comunque lo stesso. Vi dicevo che io utilizzavo i prodotti bifasici, che secondo me sono prodotti molto più comodi, perché magari la sera quando si è stanchi e si vanno, diciamo, andiamo ad utilizzare questi prodotti, io lo trovavo molto più comodo, però non mi ci trovavo molto bene perché, come vi dicevo, mi facevano bruciare gli occhi e non so il motivo, il perché. Comunque io ragazze, non so se mi sono fatta capire più di tanto, non lo so, però vi posso dire che, aia, mi faccio male da sola, vabbè. Vi posso soltanto dire che, nonostante io l'abbia acquistata da pochissimo, quindi utilizzata proprio poco, 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 posso promuoverla a pieni voti, nonostante non abbia un buon inci all'interno, ecco. Quindi, secondo me, se l'avete utilizzata o comunque la state utilizzando, secondo me, almeno io faccio così, vado a risciacquare comunque il tutto perché secondo me è una buona cosa, ecco. Io la promuovo a pieni voti e la continuerò a ricomprare fino allo svenimento perché mi piace tantissimo. E niente, ragazze, fatemi sapere voi se l'avete provata qua sotto nei commenti come vi ci siete trovate. E spero di essere riuscita in qualche modo a farmi capire riguardante a questo magnifico prodotto. E niente, ragazze, ciao ciao!